Ciao raga, bentornati sul mio canale, come state? Spero bene. Oggi siamo qua con un altro ospite speciale, ovvero mia sorella. Ci somigliamo secondo te? No. Vabbè, ce lo direte voi nei commenti. Molti di voi non la conosceranno, altri di voi forse sì, perché l'hanno vista sugli altri social. Fai una breve presentazione, dai. Ciao, sono Martina, ho 16 anni, quasi. Come 16? Non avevi 14? No, 16 a giugno. Bene, oggi, l'avrete già capito, andremo a truccarla. Yeah! Dai. E le farò il mio make-up. Togliti sti capelli davanti, la faccia. Le metto il primer e iniziamo subito. Pronta? No. Ora ti prendo Io però le voglio quella fascia. mollettine. Questa? Sì. Mia sorella vuole fascetta leopardata. Ma che No, carina se mi lo metto! non mi piace. Ok, abbiamo messo il primer alla bebè. Lei si sta sforzando ad essere così felice perché in realtà è una bambina molto, Molto solitaria, molto apatica. è l'opposto di Pucio, sappiatelo. Comunque, iniziamo. Allora, andiamo a applicare il fondotinta di Sephora con la nostra blender che dobbiamo bagnare. Ma è nero? Cioè, Ah, è sì. scuro, nel senso io non sono così. No, ma è lo stesso mio, anche abbiamo la stessa pelle, eh. Guarda su. Mi dici cosa cambia? Cioè. Shh. Ti acceco. Martì, la tua pelle è veramente molto molto secca. E cosa ci posso fare? Idratala. È così semplice. Certo, Marti, basta che ti fai la skincare. Guardati i miei video. Lei non si guarda i miei video. No. Fondotinta messo. Le sistemo un po' le sopracciglia, però non troppo perché lei in realtà ce l'ha più chiare delle mie. Io non ho il suo stesso colore. Quindi le metto un po' di gel per sopracciglia e poi sistemo giusto qualche peletto. Gel tutto sporco della Essence. Così. Ma tu non te le colori mai le sopracciglia? No. Wow. Ora con questa penna per sopracciglia della Douglas, che è quella che uso io, sistemo un po' il contorno delle sopracciglia. Ma devi essere bella come Allora siamo messi me. bene. Senti. No, vabbè, ma cos'è sta roba? Ma amore, guarda che in realtà dovrebbero essere così naturalmente. Vero che sono molto meglio? Ah. Le danno uno sguardo più intenso. È Ok. vero, amore, guarda No. che è troppo sottile l'altra. Ma ok, vai avanti. Ok, sopracciglia fatte. Modo di dire. Ora passiamo a correttore, che tra l'altro adesso utilizzo questo qua della Rimmel. La parentesi me l'ha copiato, però va bene. Dai, Tu crediti. quanti trucchi mi copi? Quanti? Zero. No, Zero. allora me li rubi tutti e me li copi. Rubare non è copiare. È peggio. Devo mettere qua e un po' qua. Mi stai uccidendo un occhio. E ora passiamo al contouring naso e poi viso completo. Con queste luci sembra tipo una di quelle modelle. Tu sei una modella, bebè. Ferma, non ridi mai quando devo truccarti, ridi, cioè, non ho capito. Bello, sulle altre persone riesco a farlo meglio il contouring al naso. Perché c'è il naso più bello del tuo. Sì, questo è vero. Ok. Sembra quello di Michael Jackson il naso. Sì. Rest in peace. Ora andiamo a sfumarlo con questo pennellino. Ah, comunque per fare il contouring ho usato Cream Contour di Primark. Ora passiamo a contouring del resto del viso con la mia palette 02 di Kiko. Andiamo a prendere entrambe le shade. Fa così. Raga, la voglio troppo vedere con l'eyeliner. Io no. Sì, ora puoi anche togliere la bocca se mi Oh, vado ok. sulla fronte. Andiamo a contornare questo ovettino dorato. Ora passiamo al blush. E utilizzo questo qua di Astra. Fighi! Questo è il mio gatto che miagola, come sempre. Vuoi diventare Heidi? Te ne faccio tanto, vuoi rimanere più normale? Più nude. Ora mettiamo la cipria. Io utilizzo questa qua della Essence, che è anche tu. Che mi Mi hai ha copiato. copiato? No, No, tu! E questa, come si chiama? Goccina? boh, applicatore di cipria fissante. Trovato nel calendario dell'avvento, fornito dolcemente dalla nostra mammina. Bene. Andiamo a farlo qua, così risaltano gli zigomi della bebè. Ok, cipria messa, intanto che si asciuga mettiamo l'illuminante. Vado. Lei si continua a messaggiare col suo fidanzatino, che già non deve avere. Partiamo da questo. Continuiamo con l'illuminante della stessa palette di prima. Andiamo a metterlo sul nasino.
un po' qua, poi interno occhi e lo sfumiamo un po' qua e poi un po' sulle zigomi, anche se ce l'ha praticamente già luminosi. No, perché io illumino di mio. Sì, dai. Vedi che si vede? No. Ora andiamo a sfumare un attimo la cipria rimasta. Adesso che abbiamo fatto la base, arriva il momento più difficile, ovvero quello dell'eyeliner, perché lei, come potete notare, cerco di zoomarvi un po', ha questa piega dell'occhio che parte da qua e arriva fino alla fine. Ed è un grande problema per chi non ce l'ho. Infatti l'eyeliner probabilmente le risulterà un po' stortino, però ora vediamo come fare. Ok, te lo farò molto sottile. Già se sbatti mille volte mi le palpebre, mi lacrima l'occhio. Non mi interessa, okay. Piangi. Ok, allora sono riuscita a farglielo così, che ovviamente non è la mia stessa forma, però è comunque un eyeliner, non si rovina perché l'ho fatto molto sottile. Ora il problema sarà farlo dall'altra parte, però noi ci proviamo, giusto? Giusto. Posso fare la transition così? Perché? Così poi si vede anche l'altro già fatto e sono tipo boom. Ok, mia sorella vuole fare la transition così e si vede l'altro già fatto. Vai, falla. Ok, molto sottile, però dai, comunque pensavo venisse peggio. Chiudi gli occhi. Ecco qua. Ok, ora facciamo l'interno occhi. Qua già so che sarà molto difficile perché anche lei, come Pucio, non riesce a stare ferma. Non penso riuscirete a vedere molto bene, quindi in caso vi faccio vedere direttamente il risultato finale. Ok, uno fatto. No. Mi lacrima l'occhio. Guarda cosa hai fatto. Cioè, ma è un pirulino. Ok, anche nel corner fatto. Guarda che bella che sei. Sono proprio una micia, ti giuro. Una micia? Ah, comunque come eyeliner ho usato sempre il mio mitico della Astra. Ora andiamo a mettere un po' di matita nera della Douglas solamente alla fine dell'occhio, per non appesantire troppo lo sguardo. Hai imparato a farla mettere? No! Questo non doveva succedere. Mettiamo anche un po' di matita bianca all'inizio invece. Adesso alla booby metteremo anche le ciglia finte, che adesso io ho su, quindi ne ho trovate un po' in giro. Tu mi dici? No. Dai, si stanno molto molto bene. Le mie sempre solamente a metà, perché le utilizzo solo alla fine. Però dato che stiamo ricreando il mio make up, le andremo a mettere anche lei solo alla fine. Allora, intanto mettiamo un po' di colla. Dov'è? La duo. Così ti faccio vedere come si fa, se tu in caso in un futuro volessi mai mettertele. Mai. Ok, mentre aspettiamo che la nostra collina si asciughi, lei andrà a piegarsi le ciglia da sola. Se no mi cava un occhio. Esattamente. Tra l'altro il mio piegaciglia rotto come sempre. E andiamo a mettere un po' di mascara, questo qua dell'Essence Viola. È quasi finito, infatti dopo ripasseremo con l'altro. Guarda su, sbatti. Sbatti. Ok, andiamo ad incollare la nostra ciglietta che si è asciugata. Ok, queste non sono molto folti, però un pochino si vede. Ora andiamo a mettere l'altra. E intanto che si asciuga andiamo a ripassare un po' il mascara, soprattutto dove non c'è la ciglia, prima che si secchi. E adesso uso questo qua della Douglas per il volume. Glielo mettiamo anche un po' alla fine dell'occhio, sempre dove abbiamo messo la matita nera. Ok, ora andiamo a mettere l'altra ciglia. Senti, non devi parlare, ti sto rendendo bella. Ed ecco messa anche l'altra. Ti piace un po' quelle cigliette? No. E ora arriva la parte che voglio fare dall'inizio del video, ovvero le labbra. Ah, è vero. Lei un po' sorride sotto i baffi perché le piace come me le faccio, dai. Andiamo a prendere la mia tinta per le labbra, cioè che in realtà è per il contorno, di She Glam numero 101. Poi lei ha labbra molto belle come quelle di Gabriel. Che bella! Mi fa tipo 5 anni in più. E ora terminiamo con un po' di gloss. Questo qua trasparente di Sephora. Trasparente. Ormai non è più trasparente. Ed ecco qua. Ora fissiamo tutto il make up e abbiamo finito. Fissante della Kiko o della Essence, quale vuoi? Kiko. Chiudi gli occhi. Ed ecco qua il make up completato. Ta-da! Metti vicino, vediamo se ci somigliamo. No, bellissimo!
bellissima. Fatti vedere al tuo ragazzo, videochiamiamolo. No, è fuori. Non importa, ti devi rispondere. È fuori, sto scritando. Sto scritando, non risponde. Anzi, proviamo a chiamare Pucio. Adesso chiameremo Pucio in diretta, che non mi risponderà come a suo solito, per farlo reagire al make up uguale al mio di mia sorella. Ti immagini, ti scambia per me. Non risponde. Videochiamalo col tuo. Lui non risponde mai. Lo proverà a chiamare mia sorella. Così dovrebbe rispondere, spero. Cosa volete voi? È in un video per YouTube, guarda mia sorella. Cosa? Guardala. Cos'è che è? Saluta intanto il video. Ciao. Ma sei bellissima, amore. Sei arrivato dopo 5 minuti. Cosa hai fatto, amore, agli occhi? Mi hanno torturata, lei. Che sei fatta bella sei. Ti ha messo anche a te l'eyeliner, il contour, la matita bianca, il blush, tutto, il fondant. Tutto. Gli hai messo lo skin tone con cleaner, il filler. Tutto, le abbiamo messo tutto. Fammela vedere un attimo. Ma sei bella. Va bene amore, adesso noi ti salutiamo. Grazie per averci visto. Non toccare la mia bambina, hai capito? Senti. Non fargli del male. Abbassa le ali. Buona serata. Dai, allora commenta questa prestazione da 1 a 10. 10. No. Oh! 9. 8. Ecco. 8. Già ci abbassiamo. Infatti mi sembrava strano che mia sorella sinceramente desse 10 alla mia prestazione. Però non importa, ci penserete voi nei commenti a scrivere anche questa volta quanto date al mio make-up. Fatti vedere bene, patatina. Fai tu l'outro del video. E niente ragazzi, il video è finito. Si dice ancora tipo lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vai, dillo. Lasciate un like e iscrivetevi al canale. Attivate ovviamente la campanella, così almeno non vi perdete i prossimi video. Fateci sapere quali altri video volete e se ne volete altri con la mia sorellina qua in questione. E detto questo, noi vi mandiamo un bacio.